Benvenuti ragazzi nel canale di Streamus 13. Oggi cominceremo una serie di tutorial che in tanti mi avete consigliato in questo bellissimo gioco che è Counter-Strike Global Offensive. Infatti, se anche voi avete la mira di una patata svizzera, guarda te che non muore, 7 colpi 69, e volete migliorare, sicuramente queste 10 utili regole vi torneranno molto utili per aumentare la vostra mira e i vostri riflessi. Ma non perdiamoci in chiacchiere, i 10 consigli che vi andrò ad elencare saranno in ordine di importanza. Partiremo dal basso e andremo sempre più in alto, per poi finire col primo, che secondo me è il più importante. Cominciamo quindi dal numero 10. Trovo delle grandi affinità tra Counter Strike e la palestra. Infatti, come succede per la ghisa, se vogliamo migliorare anche su questo bellissimo gioco competitivo dobbiamo allenarci, ed è per questo che alla decima posizione troviamo proprio crearsi una routine ed utilizzare le mappe del workshop. Sembra una cosa complessa, ma non è assolutamente così. Cliccate Counter-Strike Global Offensive dalla vostra libreria e sfoglia il workshop. Entrerete infatti in questa sezione dove sono riassunte e contenute tutte le mappe disponibili per questo bellissimo gioco. Mettete per esempio map bots, che è una mappa che uso spesso, e scaricatela premendo il più verde. Una volta che avete scaricato la mappa dal workshop, tornate nel gioco e vi basterà cliccare su Gioca, Offline con i bot, e poi selezionare la mappa all'interno del workshop in questo tab in alto a destra. Una volta trovata la vostra mappa, la notate infatti qui a In Bots, cliccherete su Vai per poi selezionare Bot Facili, questo non cambia assolutamente nulla, e aspettare la fine del caricamento stesso della mappa. Una volta entrati all'interno di questa mappa in particolare, vi troverete in una sorta di arena, dove nell'anello esterno si trovano dei bot. Il vostro scopo di questa routine è cercare di headshottare i bot stessi nel minor tempo possibile. E facendo questo esercizio quotidianamente, voi non allenerete solo la vostra mira, ma anche i vostri riflessi e la vostra memoria muscolare, un tema che tornerà nei prossimi punti. Non è necessario effettuare allenamenti di questo genere per ore e ore, semplicemente serviranno alcuni minuti al giorno per mantenervi sempre allenati, per permettere dei miglioramenti sensibili e costanti nel tempo. Ricordatevi anche che in questa mappa è possibile selezionare diverse modalità a vostro piacimento, che vanno dal solo headshot, quindi non saranno ammessi colpi e uccisioni ai bot colpendo il corpo, fino ad arrivare alla modalità che permette ai bot di muoversi, complicando così la fase di aiming. È il momento di affrontare il prossimo punto. Eccoci arrivare al punto numero 9. Questo per molti sarà sicuramente scontato, ma sono sicuro che per i neofiti di questo bellissimo gioco non lo è assolutamente. Sto parlando infatti dei giusti settaggi del mouse. I valori che modificano la sensibilità del mouse sono riassunti in due separate sedi. Una all'interno del gioco. Dovete andare in opzioni, tastiera e mouse, e controllare, se non altro, che l'accelerazione del mouse sia impostata su no e l'input diretto su sì. Per quanto invece riguarda la sensibilità dello zoom e del mouse stesso, affronterò l'argomento in particolare in altri tutorial, perché è piuttosto esteso. Basterà semplicemente chiedermelo qui sotto nei commenti. Allo stesso modo, se vorrete, prossimamente affronteremo anche tutti i vari settaggi video che possono condizionare comunque un'ottima performance. Ma per ora rimaniamo su questo punto numero 9. Il secondo valore che influenza i settaggi e le impostazioni del mouse non si trova in gioco, bensì in Windows. Infatti spesso capita di settare correttamente all'interno del gioco i settaggi del proprio mouse, senza considerare che essi dipendono primariamente da quelli che sono settati e configurati all'interno del vostro driver del mouse. Ognuno logicamente ne avrà uno diverso, questi sono i miei, del mio Razer Death Adder, e logicamente all'interno delle proprietà del mouse abbiamo un moltiplicatore che è meglio lasciare neutro, e in esso deve essere disabilitata l'accelerazione hardware. È il momento di passare al numero 8 di questi miei consigli per migliorare su Counter-Strike. Eccoci arrivare alla modalità Deathmatch. Il bello di questa modalità, secondo me, è il fatto che permette non solo di cimentarsi con lo spray di tutte le armi, e anche questo argomento è molto ampio e lo toccheremo se vorrete nei prossimi tutorial, ma allo stesso modo vi permette di concentrarvi sugli spot di diverse mappe, quindi sui punti da cui i nemici possono uscire e dalle angolazioni corrette di tiro che dovete assumere. Il fatto che poi sia molto concitato aiuta proprio i riflessi, perché siete costretti a reagire nel minor tempo possibile. Esistono anche i deathmatch della comunità, ma li affronteremo più avanti, perché secondo me per un novizio non sono la cosa migliore, in quanto potrebbero risultare troppo ostici. Se è vero dunque che Counter-Strike basa tantissimo delle sue meccaniche sulla precisione, oltre che sull'intelligenza delle azioni che vengono compiute, capite quanto è importante il punto numero 7, ovvero un crosshair che aiuti a prendere la mira. Da questo punto di vista vi consiglio fortemente di scaricarvi la mappa del workshop
Crosshair Generator. Infatti, come potete notare in questa bellissima mappa, avrete la possibilità di scegliere uno dei tanti mirini usati dai professionisti e soprattutto potrete configurare facilmente il vostro partendo da uno già assemblato oppure crearne uno da zero. Inoltre è possibile testare il proprio crosshair appena generato, cambiando anche il colore, contro dei bot. Vi lascio in descrizione video questa mappa del workshop, veramente essenziale a mio avviso, per riuscire a prendere con cura la mira e dunque fare stragi di nemici. Ed eccoci arrivare al sesto punto della mia classifica: avere dei maestri e guardare le partite dei professionisti. Infatti ragazzi, per quanto ci si possa basare sulle proprie abilità di mira, queste vanno di pari passo con la conoscenza delle mappe, con la conoscenza delle posizioni da assumere e soprattutto con le strategie che potete effettuare in partita. Il mio forte consiglio è quello di seguire chi ne sa più di voi, degli amici che giocano da più tempo il game e che possono darvi consigli utili, dunque per migliorarvi. Mentre invece guardando le partite dei professionisti potrete prendere degli spunti veramente efficaci che anche nel vostro piccolo vi faranno fare dei grossi upgrade a livello di skill. Arriviamo dunque al quinto punto, che riguarda il posizionamento del mirino, in gergo il crosshair placement. Per migliorare in gioco, come dicevo precedentemente, dovete cercare di anticipare le mosse dei nemici e questo si attua cercando di portare il proprio mirino nelle posizioni da cui potrebbero appunto spuntare nemici nel breve termine. Sembra una cosa complessa da fare, ma in realtà è semplicemente il frutto dell'esperienza di gioco. Infatti provate da adesso in poi a concentrarvi a tenere il mirino in alto, ad altezza testa, quando vi muovete per la mappa, ed evitate di tenerlo troppo basso. In questo modo sarete portati a migliorare il vostro ratio di headshot, perché è chiaro che se il mirino è già in posizione o sulla direzione del vostro obiettivo, sarà molto più semplice killare avversari ed anticipare le loro mosse. Questo consiglio è fondamentale, provate a sperimentarlo e sicuramente migliorerete in gioco. Il quarto punto riguarda un aspetto tecnico ma allo stesso tempo intuitivo, che riguarda la memoria muscolare e la mira legata al polso. Un esercizio molto pratico infatti è quello di effettuare delle mire veloci in dei punti stabiliti della mappa. In questo caso mi sono messo su Dust 2 e cerco di selezionare due punti segnalati da due spari contro un muro nel minor tempo possibile. Immaginate che essi siano due teste di due nemici e cercate di effettuare movimenti veloci e diretti da una parte all'altra. In questo modo capirete quanto è calibrato il vostro sistema nervoso rispetto ai muscoli che dirigono la mano. Questo è un ottimo esercizio per vedere se effettivamente la coordinazione è perfetta. Siamo arrivati alla posizione numero 3, che riguarda il fatto di non abusare del sistema di crouch, ovvero del piegarsi. Infatti su questo game, per quanto piegarsi permette un controllo maggiore dello spray, spesso porta il soggetto che li effettua poi a subire diversi headshot. Quindi il mio consiglio è di non abusare del crouch, se non in determinate situazioni che, se vorrete, poi affronteremo nelle prossime puntate dei tutorial. Siamo ora all'argento dei miei consigli, che riguardano il warm up, ovvero il riscaldamento. Infatti ragazzi, vi consiglio sempre, prima di entrare in competitiva o prima di fare comunque match che richiedono una certa concentrazione, di scaldarvi letteralmente, proprio come se foste pronti per una gara. Perché se avete seguito tutto il video per intero, avrete compreso quanto è importante che tutti i muscoli della mano e del braccio siano caldi e pronti. Il mio consiglio è quello di fare dei 2v2, dei 3v3 con amici in mappe del workshop, per dunque entrare in fase e poi dedicarvi al meglio a questo bellissimo titolo. Ed eccoci arrivare al punto numero 1, secondo me il più importante di tutti e che vedo spesso non viene rispettato all'interno di questo gioco, ovvero l'assetto mentale positivo. Questa secondo me è la caratteristica fondamentale che permette di migliorare su questo titolo. Giocate solo quando siete pronti a farlo, ovvero quando siete rilassati, quando avete voglia di divertirvi e non quando siete stressati, affaticati o nervosi. È un titolo che richiede concentrazione per molto tempo e spesso può capitare di incontrare soggetti come hackers, flamers e chi più ne ha più ne metta. Quindi siate predisposti e soprattutto cercate di migliorarvi. Questo vi porterà inevitabilmente a rankare e soprattutto ad essere chiamati Pro Life di Baltimora. Ragazzi, spero che questo mio primo tutorial vi sia piaciuto. Se così è stato e se avete voglia, lasciate un mi piace per supportare la serie di Counter Strike, che presto vedrà introduzioni importanti, che comprenderà serie di 2v2, 3v3 come vi avevo anticipato, e piccole collaborazioni che spero gradirete con altri youtuber che trattano questo game. Io vi saluto e scrivetemi qui sotto se volete che affronti altri tipi di tutorial di questo bellissimo sparatutto tattico. Un saluto da Strenus Biceps, noi ci becchiamo prestissimo con altri video sul canale di Baltimora Life. Ciao a tutti ragazzi. Ciao, in questa facciata puoi trovare gli ultimi due video che ho
fatto e basterà cliccare su di essi per raggiungerli. Se il video che hai appena visto ti è piaciuto, lascia un mi piace, lascia un commento e se hai voglia iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato. Alla prossima!